Buonasera e benvenuti a Prima TG delle ore 21. Si attende il nuovo DPCM, quello che scatterà il 6 marzo e dovrebbe essere valido per un mese, imponendo così divieti e restrizioni anche per Pasqua e Pasquetta, le seconde dunque dell'era Covid. Queste dovrebbero essere le restrizioni contenute. In primo luogo il divieto di spostamento tra le regioni sarà valido fino al 27 marzo, ma assieme al prossimo DPCM che disciplinerà le misure fino al 6 aprile, Pasqua compresa, potrebbe essere nuovamente prorogato con un decreto. Come sempre è consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, così come gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, ragioni di salute o situazioni di necessità. Permessa in zona gialla in ambito regionale la visita in una sola abitazione privata, una volta al giorno fra le 5 del mattino e le 22. Possono spostarsi due persone più i figli minori di 14 anni. È consentito recarsi nelle seconde case anche se sono in zone rosse, ma ciò è valido solo per il nucleo familiare. Sono vietati i viaggi per turismo. In alcuni casi le ordinanze regionali sulle zone arancioni o arancione rafforzate possono prevedere il divieto di recarsi nella seconda casa. Negozi chiusi solo in zona rossa, dove sono garantiti esclusivamente gli esercizi commerciali con prodotti essenziali, dunque farmacie, alimentari, ferramenta, cura della persona e parrucchieri. In zona gialla e arancione tutti i negozi invece sono aperti. Per quanto riguarda invece i weekend, continuano ad essere chiusi i centri commerciali. Negli esercizi sono valide le solite misure di sicurezza, distanziamento, mascherina e ingressi contingentati. Ancora niente cene al ristorante di sera, nonostante l'asse Salvini-Bonaccini al ristorante al bar in zona gialla si potrà andare soltanto di giorno. Si temono infatti gli assembramenti fuori dai locali, che puntualmente avvengono anche a locali chiusi nel fine settimana. Infine, nelle zone arancioni, didattica in presenza tra il 50 e il 75% per le superiori, per i più piccoli fino alle medie, lezioni invece in presenza. Didattica a distanza nelle zone rosse. In alcuni casi i governatori hanno applicato misure più restrittive, come è accaduto appunto in Puglia. Passiamo ora alla situazione Covid. Sono 20.499 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati appunto del Ministero della Salute. Ieri i positivi erano stati 19.886, sono invece oggi 325.404 i test tra molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo dunque rispetto ai 353.704 di ieri. Le vittime sono invece 253, in calo rispetto alle 308 di ieri. Tasso di positività al 6,3%. Sono 35 in più i ricoveri ordinari, 26 quelli in terapia intensiva. Nel monitoraggio appunto dell'Istituto della Sanità, l'RT dell'Italia resta invariato a 0,99, ma ci sono 10 regioni con RT maggiore di 1. Inarrestabile invece è la curva dei contagi in Campania, dove il tasso di incidenza dei positivi oggi è dell'11,23%. Secondo i dati dell'unità di crisi della Regione Campania sono 2.519, di cui 467 i casi identificati da test antigenici rapidi, i casi positivi in Campania, su 22.416 tamponi esaminati. Ieri l'incidenza era del 10,08%, 11 le persone decedute, delle quali 9 nelle ultime 48 ore e 1.779 le persone guarite. Aumentano i pazienti in terapia intensiva. Ieri i posti letto occupati erano 131, mentre oggi sono 144. Mentre cala la degenza ordinaria, dove ieri i posti letto occupati erano 1.305 ed oggi 1.294. A commentare i numeri in aumento in Campania è stato proprio oggi in diretta il governatore Vincenzo De Luca. Ascoltiamolo. Ma che cosa valgono le ordinanze se poi abbiamo un paese abbandonato a se stesso, nel quale nessuno controlla nulla? La fiammata di contagio che registriamo oggi è l'esatta conseguenza di un paese abbandonato a se stesso. Le fasce, le controfasce, le zone, le controzone sono palliativi. Se
non abbiamo un controllo rigoroso delle norme essenziali di sicurezza. Non mi aspetto cose da stato di polizia, ma mi aspetto che non ci sia nessuno in mezzo alle strade senza la mascherina. Questo è possibile ottenerlo, ma per ottenerlo occorrono misure di repressione chiare. Tutto questo non c'è. Le attività possono rimanere chiuse o aperte, gli orari possono essere rispettati o violati, le mascherine indossate o non indossate. Non succede assolutamente nulla in Italia. Possiamo dirlo al nuovo governo, possiamo dire che se non si mette in piedi un piano di sicurezza e di controllo sarà tutto inutile, o perlomeno il calvario sarà prolungato di mesi e mesi. Aggiornamenti anche sulla questione vaccini. Sono quasi 4 milioni le dosi di vaccino anti-Covid-19 somministrate in Italia, secondo quanto riportato dal commissario straordinario per l'emergenza sanitaria nel suo report. Sono 3.998.727 le dosi di vaccino finora somministrate in Italia, dunque il 68,6% del totale di quelle consegnate. La somministrazione ha riguardato 2.475.125 donne e 1.523.602 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 1.362.859. Nel dettaglio, le dosi sono state somministrate a 2.292.040 operatori sanitari, 690.708 unità di personale non sanitario, 389.127 ospiti di strutture residenziali, 489.475 over 80, 50.993 unità delle forze armate e 86.384 unità di personale scolastico. Buone nuove anche dalla Commissione europea, che ha approvato un provvedimento da 40 milioni di euro in aiuto al governo italiano, da destinare appunto alle attività di ricerca e sviluppo sul Covid-19 condotte dall'impresa biotecnologica Reithera nella produzione di un vaccino interamente italiano. Lo scopo della misura è promuovere lo sviluppo di un nuovo vaccino contro il coronavirus, contribuendo così alla ricerca di soluzioni per affrontare l'attuale crisi sanitaria. Si legge appunto in una nota della Commissione. Il vaccino sperimentale Reithera è già stato oggetto di studi preclinici e di uno studio clinico di fase 1 che ne ha dimostrato la sicurezza per adulti ed anziani, sottolineano ancora quelli della Commissione. Ora la misura aiuterà a predisporre ed attuare la prossima tappa, che consiste in uno studio di fase 2 e 3 per confermare che il vaccino sia sicuro e dunque efficace. Passiamo ora alla cronaca. Due anziani sono morti ed una persona è rimasta ferita in un incendio divampato all'interno di un appartamento in via Luigi Mercantini, nel quartiere Fuorigrotta a Napoli. Le due vittime avevano 93 e 72 anni. È risultato invece gravemente ustionato il figlio del 93enne ricoverato in ospedale. Ha respirato infatti i fumi tossici sprigionati dall'incendio. Grazie però all'intervento dei vigili del fuoco sono stati messi in salvo con due autoscale gli occupanti dell'ultimo piano dell'edificio e tra gli abitanti del palazzo non si segnalano altri feriti o intossicati. Restano però ancora da chiarire le cause dell'incendio. Sull'accaduto però sta indagando la polizia. Effettuata ieri nei comuni di San Giovanni Barra in provincia di Napoli e Portico di Caserta un'operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e roghi di rifiuto industriali, artigianali e commerciali. Dunque prosegue lo sforzo di repressione e prevenzione dell'abbandono illecito di rifiuti provenienti da utenze domestiche, industriali e agricole, mirato anche alle discariche abusive, secondo appunto la pianificazione stabilita con il coordinamento della Prefettura di Napoli con la Prefettura di Caserta. Le due questure, con le altre forze di polizia delle province, in base alla programmazione proposta dall'incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania, nell'ambito della cabina di regia Terra dei Fuochi.
Per quanto riguarda la giornata di ieri, infatti, sono entrati in azione 27 equipaggi per un totale di 67 unità interforze nelle località e nei siti in cui abitualmente vengono abbandonati e quindi conferiti in modo illecito i rifiuti sul territorio, controllando 9 attività imprenditoriali e commerciali, di cui 3 sequestrate, 72 persone identificate, di cui 4 denunciate tra lavoratori irregolari, rei di illeciti ambientali, mentre 6 le sanzionate, 60 i veicoli controllati, 3 i sanzionati e 2 sequestrati. In totale sono 2026 metri quadri di aree sequestrate ed oltre 36.749,67 euro le sanzioni commiatate. Da un'attività svolta dal drone ambientale sul campo Rom di San Giovanni Barra si nota inoltre che i rifiuti sono invariati e le aree che prima venivano adibite a siti di incendio oggi non mostrano tracce. Gestione e smaltimento illecito dei rifiuti e degli scarti delle lavorazioni, i reati contestati. Ancora aumento dei contagi in tutta la terra di lavoro. Il bollettino dell'ASL di Caserta certifica oggi 291 positivi in 24 ore, vicino al record da inizio 2021. Aumenta anche la percentuale dei positivi. Rispetto ai 2.254 tamponi processati, sono risultati infetti da Covid-19 soltanto il 12,9%, mentre la media nazionale si aggira tra il 4 e il 5%. 3 persone invece sono decedute a Cervino, Pietravairano e Teverula. I guariti sono 164, con un aumento del numero degli attuali positivi di 124 unità. Tra l'isolamento domiciliare e le strutture sanitarie sono attualmente monitorate 3.873 persone. I comuni con il maggior numero di nuovi positivi sono Caserta con 23, Aversa con 14, Maddaloni con 18, Marcianise e Santa Maria Capua Vetere con 12, San Potito Sannitico, San Prisco e San Marco Evangelista con 13. Il sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha ricordato con un video pubblicato sulla pagina Facebook del comune che proprio un anno fa, e dunque il 26 febbraio del 2020, venne riscontrato il primo caso Covid in Campania, per l'appunto nella città di Caserta. Il primo cittadino però ha annunciato della formazione di un importante centro di somministrazione vaccini, ricordando che vanno rispettate le norme anticontagio. E dunque lo ascoltiamo. A proposito su questo, i prossimi giorni nella nostra città, grazie al grande contributo della Brigata Garibaldi, del suo comandante e dell'ASL di Caserta, apriremo il più grande campo di vaccinazione della regione Campania all'interno della Brigata Garibaldi. 26 postazioni che in modo continuo potranno vaccinare noi casertani. Arriveremo e potremo arrivare a circa 2.500 vaccinazioni al giorno. Questo è il grande stare insieme, il grande stare insieme tra le istituzioni, con un progetto Ministero della Difesa, ASL, strutture territoriali, amministrazione comunale. Pian piano ne stiamo uscendo, pian piano è il momento dell'ultimo sforzo, dell'ultimo miglio, dell'ultimo chilometro, se fossimo in una attività sportiva. Però qui non è un'attività sportiva, qua è salvare la nostra vita, è salvare la vita dei nostri cari, dei nostri figli, delle nostre persone. Ecco perché l'invito dopo un anno è intanto ricordare i nostri morti, ricordare le persone che non sono più in mezzo a noi e che hanno dato la vita e hanno perso la vita attraverso questo virus. E per non dimenticarli, per avere rispetto della loro morte, dobbiamo fare l'ultimo sforzo. Prima della grande campagna di vaccinazione continuiamo a mantenere il distanziamento sociale, continuiamo a non fare gli assembramenti, continuiamo a rispettare le regole igienico-sanitarie, continuiamo a lavorare tutti insieme perché dobbiamo rispettare anche chi ha perso economicamente in questo anno. Tragedia nel pomeriggio a San Nicola la Strada, in Viale Carlo III, dove a seguito di un incidente un motociclista di Orta di Atella ha perso la vita. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che in seguito ad un tamponamento, dopo aver perso il controllo del mezzo, il centauro sia balzato via, cadendo a terra con violenza.
Sul posto sono giunti subito i soccorsi e gli agenti della polizia locale di San Nicola, che però non hanno potuto fare nulla. Il traffico è stato bloccato e si indaga sulla dinamica dell'incidente e sulle precise cause del decesso. Il comune di Caserta ha pubblicato una nota sui propri canali istituzionali relativi a dei nuovi lavori di natura urbana. Lunedì prossimo, 1 marzo, in via Tescione, saranno avviati i lavori nell'ambito del programma di risanamento ambientale e funzionale del sistema fognario della città di Caserta. In particolare, l'intervento riguarderà il tratto compreso tra via Amendola e via Labriola e l'avvio del cantiere è previsto proprio dall'incrocio con via Labriola. Su via Tescione, per 35 giorni lavorativi, così come previsto dalle ordinanze dirigenziali numero 56 e numero 65, il traffico veicolare sarà consentito soltanto ad una corsia con senso unico di circolazione, secondo la direttrice via Amendola-via Labriola. Nello stesso periodo, in via Tescione, è istituito il divieto di sosta con rimozione carro-gru ambo i lati, valido per ogni categoria di utenza, con sospensione del parcheggio a pagamento. Concludiamo con il calcio. Il Napoli batte il Granada per 2-1, ma in virtù del 2-0 subito in Spagna, sono gli iberici a guadagnare il pass per gli ottavi di finale di Europa League. La partita sembra prendere la giusta piega per i partenopei con il gol lampo di Zielinski, ma la rete di Montoro, su un clamoroso errore difensivo, spegne gran parte delle speranze azzurre. Da quel momento i partenopei attaccano e riescono anche a trovare il gol del vantaggio con Fabian Ruiz dopo una traversa di Insigne su calcio di punizione. Il brivido finale arriva nel recupero con una gran parata di Rui Silva sul colpo di testa di Goulam, poi più nulla fino al triplice fischio che condanna gli azzurri all'eliminazione. Gattuso ha dichiarato: «La prestazione è stata buona, ma abbiamo preso gol come dei polli. Adesso abbiamo nuovamente il tempo di preparare le partite con un lavoro quotidiano. Bisogna dare qualcosa in più, io sono il primo responsabile, ma chiedo maggiore tranquillità. Ho preferito iniziare con la difesa a 3 per la sofferenza della gara d'andata, poi ho cambiato per cercare di ribaltare il risultato. Contento però della prestazione di Goulam, quello che conta in questo momento è ripartire, tentando di fare meno errori possibili per raggiungere il quarto posto. A Napoli, dove sono abituati a fare tanti punti, ci sta che ci siano delle polemiche. Il gruppo si deve aiutare, perché al momento non basta. È già tempo di scendere nuovamente in campo per la Casertana, che domani alle 17:30 affronterà il derby in trasferta contro la Turris. Situazione infortuni peggiorata in casa rossoblù. Out il Lugodegente Konaté per il brutto infortunio al ginocchio con la stagione terminata, mentre Castaldo è stato convocato insieme a Del Grosso, ma non sarà dei titolari. A presentare la delicata gara è il tecnico rossoblù Federico Guidi. Ascoltiamolo. Konaté purtroppo l'abbiamo perso per tutta la stagione, avete letto, dovrà operarsi al crociato. E quindi non sarà out, ed è il secondo, ed è una tegola importante insieme a quella di Matarese, che l'abbiamo perso per l'arco della stagione, mentre Izillo non ha niente di particolare, fortunatamente sarà solamente questione di pochi giorni, e quindi domani non ci sarà, e poi andrà valutato giornalmente, quotidianamente, con le terapie del caso, e vedere come reagirà alle sollecitazioni giornalmente. Poi Castaldo è in via di recupero, sarà con la squadra, è convocato, e insieme a Del Grosso, che ha recuperato, quindi saranno convocati. Chiaramente dovremo valutare se, questo mi riferisco a Del Grosso, sarà il caso di farlo partire titolare oppure venire in panchina, però entrambi saranno della trasferta. Questa era la nostra ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito e vi lascio a Prima Serie A con Alessia Bartiromo. Arrivederci.